Tantissimi bambini e bambine hanno partecipato agli allenamenti con i vari allenatori e i ragazzi già tesserati del Real Pizzo tra esercizi con e senza palla e qualche partitella. I propositi sono sempre quelli di fare una scuola calcio con una doppia valenza, sia quella sportiva, quella di essere il polmone per la squadra maggiore, come settore giovanile, e poi quella di carattere sociale, quella di raggruppare il più possibile ragazzi, evitare la dispersione, di creare interesse verso lo sport e verso pure altre attività che abbiamo intenzione di fare con altre associazioni del luogo, giusto per occupare nel miglior modo le giornate dei ragazzi e dei più piccoli. Non dimenticando mai che parliamo di calcio e che questa scuola calcio, questi settori giovanili sono anche il serbatoio per la prima squadra, che è la squadra del paese, l'unica squadra del paese che milita in prima categoria. Una giornata all'insegna dello sport dedicata ai più giovani e dove il sorriso non è mai mancato per lanciare anche il settore giovanile della formazione napitina, grazie alla possibilità di utilizzare due campi in erba sintetica con spogliatoi e impianto di illuminazione. Ci sono nuovi tecnici che si uniscono ai veterani, Italo Aracri e agli altri, a Dario Liotti, si uniscono nuovi tecnici con patentine, con delle professionalità nuove, sia per i più piccoli fino ad arrivare alla categoria della Juniors, che è la squadra, diciamo, immediatamente precedente come età alla squadra maggiore. È stato questo un ottimo punto di partenza per la nuova stagione agonistica della Real Pizza che sta per iniziare e per la quale sono stati effettuati importanti operazioni di mercato. Come al solito ci siamo mossi per vedere di fare una squadra all'altezza della nostra storia calcistica, con qualche innesto di giocatori di esperienza, qualche innesto anche di qualità ovviamente. Non ultimo il portiere, che è un ragazzo argentino, Francisco, e poi tre o quattro innesti in ruoli chiave della squadra. Voglio ricordare anche la presenza del nuovo allenatore, di Lorenzo Baroni, che non ha bisogno della mia presentazione,